luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel percorso che ci porta a visitare luoghi importanti della vita di Padre Pio verso il crocifisso delle Stimmate. Oggi qui con il libro di Padre Marcellino Iasenzaniro, La missione di salvare le anime, all'interno vogliamo leggervi la storia di una ragazza. Ecco, proprio sul fidanzamento, sul matrimonio, Padre Pio scrive, Padre Marcellino, per Padre Pio era inconcepibile un matrimonio non fondato su Dio. Un giorno venne proprio qui una signora e sua figlia e pregarono proprio Padre Marcellino di farsi da tramite con Padre Pio per conoscere il suo pensiero su una situazione che le teneva molto in ansia. Quindi incontrarono Padre Pio e Padre Marcellino in convento e chiesero questo. Loro erano scese da Trento, si erano prenotate proprio per confessarsi da Padre Pio, a cui dovevano chiedere un consiglio molto importante. Infatti la ragazza era fidanzata con un giovane che tra l'altro era anche iscritto ad un partito laico, scrive Padre Marcellino, si dichiarava e si dimostrava anche non credente. Lei però era una ragazza educata nella religione cattolica, una famiglia credente, frequenza dei sacramenti, non sapeva cosa fare, ecco, se continuare o meno questo rapporto. Protraendosi però l'attesa della confessione oltre il previsto, non potevano più trattenersi sul Gargano, e allora a questo punto chiesero a Padre Marcellino di farsi da tramite. Erano costrette loro malgrado a rientrare, ma non volevano farlo senza aver avuto una parola illuminante di Padre Pio su questo problema che le assillava. Così gli chiesero di parlare con Padre Pio. Padre Marcellino va da Padre Pio, gli racconta il fatto. Padre Pio, dopo aver ascoltato Padre Marcellino, gli disse: «E su che cosa vogliono basare il matrimonio? Togliendo Dio?» La risposta di Padre Pio, scrive Padre Marcellino, era chiara, era precisa, ma pensando io a quelle donne, alla mamma e alla figlia, che mi avrebbero chiesto di scendere proprio nel pratico, chiesi direttamente a Padre Pio cosa dovesse fare la ragazza nei confronti del fidanzato, e quindi divenni insistente. Scrive Padre Marcellino, Padre Pio doveva avermi guardato un po' stupito della mia domanda e del mio insistere ancora su queste domande, quasi che non avesse capito, disse proprio così, lo mandasse a quel paese. Tornato nel corridoio del chiostro, all'ora fissata, riportai alle donne che mi aspettavano, scrive Padre Marcellino, le parole che non avevano bisogno di altre spiegazioni, quindi loro mi ringraziarono e poi ripartirono. Dopo però una settimana, Padre Marcellino si tratteneva ancora all'interno del convento di San Giovanni Rotondo per dare una mano al disbrigo della corrispondenza con gli altri confratelli di Padre Pio. Nell'aprire proprio una busta, vide cadere una fotografia. Sorpreso da questa fotografia, si trattava della stessa ragazza che era stata qui una settimana prima, la ragazza di Trento. Scrive Padre Marcellino nel suo libro che, dato che nella lettera si faceva riferimento proprio a lui, perché era proprio indicato il suo nome, Padre Marcellino si sente doppiamente in dovere di ritornare di nuovo da Padre Pio e riaprire questo caso attraverso le parole della ragazza. Scrive Padre Marcellino, dato che Padre Pio si distingueva proprio per la sua grande pazienza e anche la mitezza, lo ascoltò ma lo liquidò con poche parole. Padre Pio parla una volta sola, disse a Padre Marcellino. Allora, quindi, la verità espressa alcuni giorni prima non aveva bisogno di modifiche e di spiegazioni. Padre Pio, scrive Padre Marcellino, aveva parlato attingendo alla luce di Dio. E tra l'altro anche Padre Marcello Lepore, un altro confratello di Padre Pio, bibliotecario nella provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio,
ha ricordato attraverso Padre Marcellino un fatto analogo. Una ragazza si reca a San Giovanni Rotondo per parlare con Padre Pio e gli dice: padre, non vado d'accordo col mio fidanzato, non è religioso, non crede in Dio, perciò io lo voglio lasciare. Ma lui mi ha detto che se io lo lascio, lui si getta nel pozzo. E Padre Pio risponde: nel pozzo già c'è, più giù di così non può arrivare.